Violenta aggressione in pieno centro Lecco nel pomeriggio di mercoledì. Un ragazzo di 26 anni è stato preso a bottigliate da due balordi, un uomo e una donna, in via Bovara, a pochi passi dalla biblioteca civica. Futili i motivi all'origine della lite, durante la quale sarebbe spuntato anche un coltello, come riferito da alcuni testimoni. Il 26enne, che aveva rimproverato i due perché gli erano saliti sopra i piedi con un monopattino, è stato colpito al collo da una bottigliata sferrata dalla ragazza e soccorso da uno studente di medicina impiegato nel vicino negozio libero. Trasportato all'ospedale Manzoni in codice giallo, ha riportato una profonda ferita. La coppia è fuggita sul lungo lago, inseguita da alcuni commercianti della via. A bloccare i due aggressori, le forze dell'ordine. È la terza aggressione in centro Lecco nell'arco di due settimane. Ma sentiamo la testimonianza di uno dei primi soccorritori che ha aiutato il giovane aggredito. Stavo parlando con il mio amministratore di condominio quando abbiamo sentito delle urla. Due ragazzi che sono sempre qui in biblioteca, presumo senza tetto, tossicodipendenti, hanno avuto una discussione con due ragazzi che erano appoggiati al muro fuori dal ristorante e poi è partita l'aggressione da parte del ragazzo. Calci e pugni, è intervenuta anche la fidanzata, anche dai calci e pugni. A un certo punto ha estratto la bottiglia di vodka vuota che aveva nella borsa. L'ha spaccata contro un vaso qui di fiori e l'ha coltellato volontariamente, perché ha proprio alzato il braccio così al collo. Io ho una figlia di 12 anni, non ho paura a mandarla in biblioteca, sinceramente, a studiare, a prendere un libro, a prendere un DVD, perché è una cosa impossibile.